Buongiorno ragazzi, oggi siamo da Criminal Moto a Trivolzio Bereguardo Pavia a provare la nuova V-Strom 800DE 2023. Andiamo! Allora ragazzi, scesi dalla GSX8S, siamo saliti a bordo della nuova V-Strom 800DE 2023. Sicuramente totalmente altro segmento, qua andiamo a scontrarci con la nuova Honda Transalp ad esempio, o la classica Teneré, la Touareg, perché abbiamo un cerchio da 21 anteriore e da 17 al posteriore, entrambi a camera d'aria. E qui ovviamente apriamo un capitolo che sapete come la penso. A mio avviso queste moto che superano i 200 kg vengono utilizzate più a livello turistico, va bene il 21 per poter affrontare strade un po' dissestate, ma il peso è comunque sempre importante, e io prediligo il tubeless perché è più sicuro. Ragazzi, la camera d'aria in caso di foratura perde atmosfere all'istante, quindi se vi trovate in autostrada o comunque in statale a 70-80 all'ora e bucate, ovviamente capite bene che con la camera d'aria non è piacevole. Il tubeless è sicuramente più sicuro, meno performante su sterrato, ma per lo sterrato vero le moto adatte non sono queste da 200 rotti chili. Questo è il mio pensiero, perché queste le reputo più crossover, moto turistiche, ma che nel 80% delle volte le troviamo a percorrere asfalto, quindi per me la camera d'aria non è ideale. Questo è il mio pensiero, ovviamente c'è magari gente che ha idea differente, però io riporto quello che è la mia visione. Comunque la seduta comodissima ragazzi, veramente comoda, busto eretto, manubrio largo, molto largo, bello il TFT che ritroviamo, il medesimo che abbiamo già visto anche su le altre versioni, la 8S, GSX-S, 8S eccetera, tutte queste Suzuki hanno lo stesso dashboard e lo stesso faro, come fa anche la Honda con Hornet, Transalp eccetera, per ovviamente contenere i costi che qui sono molto interessanti, intorno agli 11.000 euro troviamo sicuramente una dotazione superiore a quella che offre Honda Transalp ad esempio. Ovviamente ha meno cavalli, motore più tranquillo, che però è sempre un bicilindro con linea, nonostante si chiami ancora V-Strom, abbandona il motore a V e mantiene il bicilindrico che hanno sviluppato in questi anni 2022-2023 e che adoperano su di più modelli. Un motore sicuramente fruibile, elastico, spinge molto bene da subito e eroga fino a 7, 8, 9 mila giri in modo molto lineare. Il sound buono ragazzi, comunque corposo, la cavalleria e la coppia è sufficiente a trasportare anche un passeggero sul passo di montagna e a divertirsi. I dinamismi molto molto guidabile, agile, la vedo facile, una moto che appena ci sali risulta molto semplice. Quick shift, abbastanza scattoso, l'ho percepito migliore sulla sorellina Naked, qui è un po' più macchinoso però funziona. Il plexiglass, questo cupolino che copre fino all'altezza del mento, ma è abbastanza largo, protegge bene diciamo tutto il busto, e ovviamente alle alte percorrenze rimane esposta tutta la parte del casco, però devo dire che ha una buona dotazione. È regolabile? No, è fisso, quindi bisogna smontare le viti se si vuole regolarlo e riavvitarle. Un po' macchinoso, ma quando si decide l'altezza ideale poi
si lascia fisso, diciamo, com'è. Ovviamente ride by wire, tre mappature, traction control settabile, disinseribile, ABS disinseribile al posteriore, perché ovviamente è una moto votata all'off-road, ha un equilibrio dinamico molto improntato verso l'alto, quindi il baricentro è alto e ci si sente davvero su un trono, la comodità è eccezionale, ben visibile questo TFT a colori, e i blocchetti sono i medesimi anche delle altre moto con questo dashboard, quindi molto semplice. C'è il mode con le due freccette su e giù, si switcha tra le mappature, i traction control e ABS, quick shift ovviamente in disinseribile e inseribile. E adesso ci fermiamo e ve la racconto un po' da fermi. Allora, frizione che non so se è questo modello, ma stacca subitissimo, è proprio appena si lascia di un centimetro pronta, quindi bisogna abituarsi, mi si è spenta perché non ho mai trovato frizioni così che staccano subito, che è un bene perché quando si gira il manubrio molto largo come vedete, e magari si, come in questo caso, si allunga il braccio, la frizione se stacca in anticipo è sicuramente un bene perché offre maggior controllo. Cavalletto ben inseribile e un'altezza da sella adeguata. Io sono 1,75 m e tocco bene, non con tutte e due le piante ma con le punte dei piedi, ma in modo molto sicuro. Facciamo una panoramica e ve la racconto un attimo nelle sue caratteristiche tecniche. V-Strom 800DE 2023, prezzo da 11.500 euro, 84 cavalli a 8.500 giri, 78 Nm a 6.800 giri, un motore bicilindrico che abbandona il motore a V nonostante mantenga il nome V-Strom. Qua troviamo il bicilindrico in linea sviluppato in questi anni da Suzuki e adottato su diversi modelli. Un motore comunque discreto, ha i cavalli e la coppia a sufficienza per quello che vuole fare, e ha un peso in ordine di marcia di 230 kg con un serbatoio che arriva a contenere 18 litri. L'altezza della sella è 85 cm circa, si tocca bene però perché è molto stretta intorno alle gambe del pilota, quindi diciamo che non ho avvertito disagio a livello di appoggio a terra dei piedi. L'altezza da terra, invece, la luce da terra è di 220 mm, una moto comunque impostata per l'off-road. Abbiamo il 21 anteriore e il 17 posteriore, 90-90 davanti e 150-70 al posteriore. Il paraspruzzi che copre queste forcelle Showa, completamente regolabili a steli rovesciati da 43 mm di diametro, che offrono un'escursione di 220 mm. Al posteriore, sempre Showa, monoammortizzatore regolabile con questo pomello molto comodo nel precarico, che hanno un'escursione sempre di 220 mm, quindi molto valide. Ruote raggi, camera d'aria per entrambe le diciamo strutture di pneumatico, quindi avete già capito quello che penso io, discutibile o meno, comunque qua troviamo la camera d'aria. Abbiamo un doppio disco a margherita all'anteriore con pinze assiali Nissin e un singolo disco al posteriore, anche qui con una bella pinza Nissin importante a doppio pistoncino. Il disco posteriore è almeno di 265-280 mm, molto importante come freno posteriore. Cavalletto centrale di serie, trasmissione finale a catena, una seduta comodissima
con un pezzo unico di sella anche per il passeggero con le sue maniglie dedicate. Troviamo una piastra di serie al quale poi si può agganciare il top case o mettere una borsa. Ovviamente ci sono le valigie dedicate, optional. La linea, ragazzi, il faro anteriore è il medesimo, quello che troviamo su diversi modelli Suzuki, come in Honda, per contenere i costi. Utilizzano gli stessi componenti su più moto, ma questo gruppo ottico a me non dispiace, anzi lo trovo molto carino. Ecco, la linea di questa moto deve piacere. È sicuramente una linea molto squadrata, iconica di tutti questi anni, e me la ricordo con il faro quadrato nei primi del 2000, e comunque riprende quelle linee spigolose, ma la sostanza qua è tanta, ragazzi. Come vi dicevo, ha 36 mesi di garanzia estendibile, facendo la manutenzione in Suzuki regolarmente si può portare a 48 mesi. TFT da 5 pollici, molto completo, che abbiamo già visto su altri modelli, il medesimo ride by wire, quindi mappature, tre mappature qui, traction control regolabile e ABS disinseribile. Vediamo, l'impianto di frizione è a cavo, e su questa versione ci sono già i telai, che però credo siano optional, mi devo informare. Il cupolino, come vi dicevo, non è regolabile, o meglio, non lo potete fare in movimento. Ci sono queste quattro brugole che vanno svitate, si può alzare di un centimetro circa o abbassare di un centimetro circa, quindi diciamo che non è regolabile. C'è però questa barra molto comoda al quale si possono attaccare i vari device, navigatori o cellulari. Quindi sicuramente una moto votata all'off-road, completa, agile e potente, il giusto, comoda anche per viaggiare, però per i viaggi io, ragazzi, raccomanderei di far montare le gomme tubeless. Allora, per quanto è equilibrata, ragazzi, nonostante il peso, sono sicuro che sia una moto molto valida anche in off-road. Non posso provarla su sterrato oggi perché ovviamente non ho il tempo tecnico, ma a livello di dinamismo è una moto molto molto ben distribuita a livello di masse, con baricentro alto, agile, che si governa con facilità con questo motore che non spaventa mai, non mette mai in crisi, ideale anche per i neofiti, perché è una moto veramente dove si tocca bene per terra, è molto stretta qua tra le gambe, e quindi anche per i meno alti. Io sono 1,75 m e qui veramente mi trovo molto bene. Proviamo la guida in piedi. Allora, molto molto bene, ragazzi, una delle migliori a livello di posizione di guida, manubrio ben avvicinato al busto, pedane molto ben accoglienti, la cambiata e la scalata in piedi è gestibilissima, veramente eccezionale la guida in piedi, ma non avevo dubbi, questa è veramente una moto votata al fuoristrada. E a mio avviso ha più senso montare camere d'aria su questo tipo di moto che non su altre competitor. È, se vogliamo, paragonabile più a Tenere che a Transalp, perché la trovo molto molto equilibrata e gestibile. Ammortizzatori regolabili con una buona escursione. Siamo tornati da Criminal Moto, ragazzi, e adesso proviamo la Vostrom DE 1050, che ha delle caratteristiche un po' diverse. Andiamo a scoprirlo. Pertanto, ragazzi, una moto che costa 11.500 euro, competitor se vogliamo di Honda Transalp, che però qua offre qualcosa in più a livello di dotazioni come il paramani e qualche altro dettaglio, e offre qualcosa in meno a livello di cavalleria, perché il motore di Honda è un po' più performante. Però non manca la sostanza, anche perché questa moto pesa un po' di più di Transalp, 235 kg, ma è ben distribuita ed equilibrata su tutto il telaio, e
quando troviamo moto più pesanti bisogna anche capire come è distribuito il peso. Qui non si percepisce assolutamente questo peso importante, è ben equilibrata. Quindi la cavalleria la trovo ideale, anche se volete viaggiare in coppia, molto comoda, sicuramente votata all'off-road con questo 21-17 a camera d'aria. Lo ribadisco ragazzi, lo so che sono punti di vista, ma a mio modo di vedere queste sono moto turistiche che per l'80% se non di più delle volte si sta su asfalto, e io preferisco il tubeless. Detto questo, moto valida, convincente, a buon prezzo, Suzuki una garanzia, affidabile, e come estetica deve piacere. Io vi ringrazio, vi saluto e adesso torno a Criminal Motor, facciamo un altro giretto e proviamo il 1050 di Air. Ovviamente però parliamo di un altro video ragazzi, quindi scendo da questa 800DE V-Strom Suzuki 2023, molto molto valida in off-road a mio avviso, anche se non l'ho testata su strade bianche, però la reputo molto equilibrata, gestibile e facile, con un motore ideale anche per i meno esperti, comoda, e quindi voto 7,5 ragazzi a questa V-Strom DE, anche per il prezzo e le dotazioni. Io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video con la prova della V-Strom 1050 che mi accingo ad andare a scoprire.